Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Finora, parlando di sandbox, abbiamo sempre dato per scontato che la campagna o comunque la quest venisse ambientata all'interno di una mappa hexcrawl. Abbiamo dedicato un intero video a spiegare cos'è un hexcrawl. Ve lo lascio linkato qua sopra, se non l'avete visto andatelo a recuperare, perché se no mi sa che il discorso di oggi per voi non avrà molto senso. Le mappe hexcrawl sono effettivamente molto comode per gestire alcuni aspetti dello stile sandbox. Il fatto però è che non sono l'unico modo possibile per gestire un sandbox e anzi, in alcune occasioni, potrebbero in realtà rivelarsi controproducenti agli interessi proprio del tavolo. Questa settimana quindi andremo a vedere altri metodi di gestione della mappa per una quest sandbox che però non prevedono l'utilizzo di una griglia esagonale. E di questa io adesso cosa me ne faccio? Cominciamo col dire che tutto il discorso che faremo oggi ha senso se stiamo parlando di campagne sandbox o comunque di campagne in cui lo spostamento e la geografia della zona sia di particolare interesse per la storia. In una quest più tradizionale potrebbe non servire proprio una mappa o potrebbero comunque avere una mappa per aiutare l'immersione dei giocatori o chiarire alcuni aspetti della geografia, ma questa non avrà mai un vero e proprio scopo pratico per i personaggi dei giocatori. Come abbiamo detto, comunque, le mappe a griglia esagonale sono ottime quando si vuole andare a dettagliare un territorio specificando cosa ci sia praticamente in ogni singolo minima estensione di terreno e soprattutto quando è importante tenere anche conto dei tempi di percorrenza tra una casella e l'altra. Il caso d'uso specifico per una mappa hexcrawl è proprio quello dell'esplorazione di un territorio di cui i giocatori sanno molto poco o non sanno proprio nulla e che devono quindi esplorare passo passo. Oppure quello di gestire una zona talmente aspra e selvaggia che ogni viaggio del party rappresenta un qualche tipo di pericolo e quindi di investimento di risorse da parte loro. Magari al punto tale che anche un minimo spostamento sulla mappa è qualcosa che debba essere considerato attentamente. Nell'ambito del sandbox, questo tipo di campagne di esplorazione è prevalente. Diciamo anche che probabilmente la maggior parte dei sandbox sono concepiti per ambientarci dentro storie di questo tipo. Il fatto però è che non sono comunque le uniche storie che possano essere ambientate in un sandbox e, dato che l'hexcrawl prevede che ci sia una grande enfasi sui dettagli di ogni singola casella, questo vuol dire molto materiale da preparare per il master e molto materiale da tenere in considerazione per il party. Se questi dettagli sono utili per la quest, per aumentare la tensione, per aumentare la verosimiglianza dell'ambientazione, ben venga. Ma una quest in cui questo non è così importante potrebbe venire menomata dal fatto che ci sia molto lavoro in più per il master e per il party senza che ne sia un effettivo guadagno per la storia. In pratica tutti lavorano molto di più per guadagnarci molto di meno. Come fare quindi quando si vuole organizzare una quest sandbox ma non si vuole tenere conto di tutti questi dettagli? Un caso molto comune è quello in cui il party si debba spostare in lungo e in largo per la mappa, ma in realtà il terreno che vanno ad attraversare non è poi così importante. Questo è il caso in cui viene usato lo schema del point crawl. Per questo metodo viene sempre preparata una mappa, ma invece di andare a dividerla in esagoni per poi andare a dettagliare ogni singola casella, vengono solamente indicati quei luoghi che per un motivo o per l'altro saranno importanti ai fini della quest.
il motivo per cui il territorio che si va ad attraversare non sia rilevante può essere il più disparato. Magari non si tratta di una zona selvaggia da esplorare, ma un ambiente che è già stato civilizzato e quindi non sono previsti grandi pericoli tra un luogo e l'altro. O comunque un caso in cui non ci sono strade da trovare o vie da tracciare, ma i giocatori si limitano a seguire un percorso già tracciato da altri per raggiungere una destinazione o l'altra. Questo potrebbe anche essere inteso in maniera molto letterale. Una città con l'altra potrebbero essere collegate da una strada lastricata, pattugliata dalle guardie, o comunque da un'autostrada o da una ferrovia o da una rotta aerea. Non dimenticatevi che non tutte le quest avvengono in uno pseudo medioevo a ridosso con le terre selvagge. O magari più semplicemente perché tra un punto di interesse e l'altro non c'è effettivamente niente di significativo, dato che i personaggi si spostano con la loro astronave da un sistema solare all'altro, percorrendo miliardi di chilometri di vuoto. Questo non vuol dire che il tempo di spostamento da un punto all'altro non sia significativo o che non possa succedere qualcosa durante il tragitto. Spostarsi da una città all'altra in macchina sull'autostrada richiederà comunque diverse ore di viaggio e i personaggi potrebbero essere rapinati dai mototeppisti mentre sono fermi al casello. Magari sul treno su cui stanno viaggiando viene commesso un omicidio e quindi l'intera quest si svolge lungo la strada tra un punto e un altro. Fermatemi se l'avete già sentita. L'importante nel point crawl è che non c'è un'enfasi sulla zona attraverso cui i personaggi viaggiano, ma solo sul punto d'arrivo e punto di partenza e piuttosto sul percorso che c'è in mezzo. Di conseguenza, questi sono i luoghi della quest che verranno dettagliati. E il resto può essere lasciato vago, esattamente come lo è il paesaggio che scorre al di là dei finestrini mentre state viaggiando in treno. Esiste anche il caso diametralmente opposto, cioè quello in cui sapere in quale tipo di territorio, in quale tipo di zona si trovano i personaggi è molto importante, ma non è importante sapere quali siano i percorsi da e fuori dalla zona e non è neanche importante sapere effettivamente quanti siano i tempi di spostamento da una zona all'altra. Questo è quello che potremmo definire lo zone crawl. Il caso più tipico di questo genere di mappe è quello di un'avventura urbana. In casi come questo, l'esatto percorso che il party farà per spostarsi da una zona all'altra nella mappa non è particolarmente rilevante, dato che ci saranno sicuramente molte strade per andare ovunque, e allo stesso tempo anche i tempi di viaggio saranno talmente corti da essere considerati irrilevanti a meno di specifiche occasioni. Difficilmente vi preparate una mappa e delle provviste per andare fino al tabaccaio e per quanto la città in cui abitate sia grande, a meno che non sia una vera e propria metropoli, attraversarla anche a piedi da una parte all'altra non sarà qualcosa che richiederà più di qualche ora. Potrebbe però essere estremamente rilevante sapere quale zona della città i giocatori dovranno attraversare e soprattutto chi o che cosa potrebbe essere incontrato in quella zona. Magari alcune zone sono controllate dalla polizia, ma altri quartieri sono in mano a organizzazioni criminali diverse e a seconda di quale sia la fazione con cui il party si è schierato, attraversare determinate zone controllate da altre fazioni potrebbe essere molto pericoloso. Immagino che in questo momento tutti quelli che hanno giocato a vampiri e si sono accorti con orrore che erano all'interno di una zona del sabbat e stava per arrivare l'alba, qui adesso avranno dei flashback terrificanti. In uno zone crawl l'enfasi è appunto sul tipo di zona in cui i personaggi si trovano, magari con intere zone che abbiano delle loro caratteristiche comuni o magari anche delle tabelle degli incontri specifici. Come
considerate ogni zona come una sorta di macro esagono irregolare, dove l'estensione del territorio è importante, ma lo specifico percorso che viene fatto al suo interno o lo specifico punto di ingresso e uscita, salvo rare eccezioni, non è così rilevante, e le volte che è effettivamente rilevante sono talmente rare che possono essere gestite in maniera specifica o dalla decisione del master o semplicemente dal buon senso dei membri del tavolo. Hex crawl, point crawl e zone crawl non sono comunque tre metodi mutualmente esclusivi, anzi, una campagna potrebbe usarne più di uno contemporaneamente o anche tutti e tre contemporaneamente per gestire aspetti diversi che siano importanti per la storia. Una megalopoli del cyberpunk, una città al verde del 40.000, potrebbero essere così estese da avere una propria rete di trasporti al loro interno, fatta da circonvallazioni, raccordi e linee della metropolitana, che magari si estendono per centinaia di chilometri, che collegano tra di loro gli edifici o comunque i posti più importanti all'interno della città, andando così a creare la vera e propria ossatura del point crawl. Ma la città stessa, vista la sua enorme estensione, potrebbe avere vari poteri locali in costante lotta tra loro che controllano zone diverse della città. E questi punti di interesse saranno compresi all'interno uno o più di queste zone di interesse. E quindi i punti del point crawl saranno inseriti all'interno delle zone dello zone crawl. Una mappa veramente grossa potrebbe aver bisogno di tutti e tre i metodi che vengono usati contemporaneamente per gestire tutti i livelli meccanici della mappa. La mappa di un intero continente, magari non del tutto civilizzato e solo in parte esplorato, potrebbe avere come base un classico hexcrawl che definisca le principali caratteristiche del territorio, praterie, montagne, foreste, le classiche terre selvagge che i giocatori dovranno esplorare passo passo per scoprire quali misteri nascondono. Il continente però non è del tutto in mano alla natura selvaggia, potrebbero esistere zone civilizzate, magari anche grossi centri abitati con insediamenti satellite intorno. Tutti collegati tra loro da una rete di strade e ferrovie che magari li collegano anche con altre zone di interesse oltre che tra loro. Fin tanto che i giocatori non si allontanano da queste zone, la mappa potrebbe essere gestita come un point crawl e il terreno che la ferrovia attraversa viene ignorato fin tanto che i giocatori sono sul treno. Non necessariamente, però, tutte queste città appartengono a un'unica organizzazione, potrebbero essere città-stato o colonie che dipendono da stati su un altro continente e quindi ognuna di loro avrà caratteristiche uniche e una sua area di influenza politica che verrà gestita usando lo zone crawl. Senza contare che nelle terre selvagge non civilizzate molto spesso esistono civiltà che tendono a reagire in maniera decisamente incivile quando gli viene spiegato che i loro territori ancestrali sono appena stati scoperti dall'uomo civilizzato. Quale sia il metodo migliore da utilizzare o quali siano i metodi migliori da utilizzare assieme, ovviamente dipende dal tipo di campagna che state portando al tavolo e non fate l'errore di pensare che usare più metodi contemporaneamente e aggiungere dettagli per il puro stile di aggiungerli migliori in qualche modo la campagna. Anzi, aggiungere materiale che poi effettivamente deve essere tenuto in conto dai giocatori, ma non gli serve, non fa altro che rallentare i tempi e alla fine danneggiare la campagna perché confonde solamente le cose. Diciamo comunque che per questo video è tutto. Io adesso impazzirò a montare tutte le mappe che ho previsto nella fase di scrittura di questo video perché sono un masochista e ne ho messe tantissime. Comunque, mentre io impazzisco nel montaggio, la parola sta a voi. Ditemi se voi conoscevate questi metodi, se avete usato il point crawl o lo zone crawl nella vostra quest, o se adesso li avete scoperti e vi siete resi conto che sarebbe stato meglio utilizzarli. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale.
iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate il server di Discord e il gruppo di Telegram dove metto io gli annunci e l'uscita dei video a mano e dove trovate anche la community al Mastercard se volete condividere idee con gli altri giocatori. Come sempre, io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video.